Ciao a tutti, stasera proviamo a parlare, non so ora quanto riusciremo ad andare in profondità, stando nei tempi, insomma, di promozione sul web. Voi ormai siete bravissimi dal punto di vista tecnico, però come dicevamo anche nell'introduzione al corso, qui la figura che dovrebbe piano piano iniziare a formarsi è più quella del consulente, quindi logicamente più che saper realizzare lavori dal punto di vista tecnico, dobbiamo avere una visione più generale di come queste poi competenze si riversano nel momento in cui si va a interagire per esempio con delle aziende. Quindi si tratta non solo di, soprattutto non in via principale, di saper mettere su un sito web, nel senso proprio di mettersi lì a scrivere codice, ma di sapere poi come si inquadra il sito web piuttosto che la rielaborazione del materiale fotografico e così via nella strategia complessiva appunto di promozione. Non so quanto si vede la nostra slide, però insomma, innanzitutto cerchiamo di capire, si può abbassare un pochino la luce? Il proiettore è quello che è. Iniziamo a parlare di cosa è l'hosting. L'hosting è la prima cosa che ci interessa quando dobbiamo pubblicare il nostro lavoro sul web. Di fatto l'hosting è come prendere una casa in affitto. Prendo una casa in affitto, mi danno le chiavi, entro e trovo la casa più o meno ammobiliata. Più o meno ammobiliata, poi capiremo perché uso il più o meno. Da non confondere invece con l'housing. L'housing è un terreno edificabile su cui io edifico io la mia casa, per capirsi. Se io non voglio semplicemente pubblicare il mio lavoro, ma voglio avere il pieno controllo di come è fatto il server su cui c'è il sito mio, quindi il server ce lo metto io fisicamente, il ferro, lo carico su una macchina, lo porto alla server farm, non ho bisogno dell'hosting, cioè della casa ammobiliata, ma la casa la porto io, mi serve l'housing. Sembra questione dell'arna caprina, non lo è. Perché? Perché logicamente nell'housing io ho veramente il pieno controllo, cioè io porto la mia macchina, mi sono configurato io, dove c'ho messo tutto quello che dico io e sulla quale se voglio lavorare in completa libertà posso farlo. Di solito viene dato un accesso remoto, per cui logicamente non è che devo andare lì a accendere la macchina dal bottone, magari il mio fornitore di connettività sta a Milano, non è che devo prendere tutte le volte la macchina e andare a Milano, mi dà un accesso remoto, però io lavoro sulla mia macchina e su quella macchina ci lavoro solo io, perché è mia. Quindi io affitto semplicemente lo spazio fisico dove l'appoggio e la connettività. Nell'altro caso invece prendo la casa immobiliare, quindi mi danno solo le chiavi, quindi io ho un server che viene mantenuto da chi, appunto dalla compagnia di hosting, io mi devo occupare semplicemente di metterci dentro più o meno contenuti, lo vediamo che senso. Ma la prima cosa, se voglio capire come si sceglie un hosting, considerate le compagnie che fanno hosting, ce ne sono un'infinità. Quindi se io voglio comprare dello spazio e dei servizi, ho veramente l'imbarazzo della scelta. Però la prima cosa che io devo considerare, che voglio farci con questo? Ci devo mettere su un servizio di e-commerce, ci devo mettere su un sito vetrina, ci devo mettere su invece una piattaforma di servizi. Se non mi chiarisco io prima le idee, è difficile che possa scegliere in maniera efficace un hosting. La prima cosa che devo decidere quando poi alla fine capisco cosa ci voglio fare è di quanto spazio ho bisogno. Perché? Perché non c'è niente di peggio che fare un bel sito che funziona, cioè lo aggiorno, lo tengo come le cose più care che ho, poi arrivo a un certo punto e finisco lo spazio. A quel punto o tolgo contenuti oppure devo cambiare hosting. E ve lo assicuro, cambiare hosting è una delle esperienze
evidenze più credibili che ci sia. Perché? Perché se ho comprato un dominio, sapete che cosa è un dominio internet? Un dominio internet è il classico pippo.it, eh? Io lo compro, è mio, quando vado su www.pippo.it c'è il mio sito. Ora, voi sapete che dietro l'indirizzo mnemonico pippo.it c'è una tecnologia che si chiama DNS che associa a quell'indirizzo mnemonico un indirizzo numerico, l'indirizzo IP appunto, che è quello vero, cioè il vero indirizzo a cui si punta è quello numerico. Quelli mnemonici sono solo delle cose che servono a noi per ricordarsene. Quindi se compro pippo.it lo punto verso il mio hosting, normalmente l'hosting dà anche il dominio, quindi è una cosa che viene in automatico, altrimenti la dovrei fare in manuale, e gli dico pippo.it vuol dire 162.240.120.12, che è l'hosting che ho comprato. Se io cambio hosting, prima cosa che devo fare, devo cambiarmi a mano dove punta il mio dominio. 2, devo trasferire tutti i file che stanno sull'hosting sul nuovo hosting. 3, e lo vediamo fra poco, tutti i servizi che io ci ho attivato sopra vanno riconfigurati. Quindi se io riesco a capire le mie esigenze attuali e future in anticipo, mi evito una bella dose di stress. Di quanto spazio ho bisogno, dicevamo? Spesso si trovano delle buone offerte con poco spazio. Potrebbe essere un'ottima scelta perché risparmio un bel po' di soldi, potrebbe essere una pessima scelta perché poi lo spazio è poco. Allo stesso tempo stanno diventando abbastanza frequenti gli hosting con spazio illimitato. Che, detto così, meglio dello spazio illimitato non c'è niente. Ma attenzione anche lì, leggete sempre le righe piccole. Se guardate, c'è sempre la riga piccola sotto che dice sì, in teoria ti do spazio illimitato. In pratica ci sono delle limitazioni. Ora, non si tratta di limitazioni insormontabili, però per esempio io se ho spazio illimitato mi verrebbe spontaneo, ora poi lo vediamo, farci tutti nel backup. La prima regola dell'informatica, sempre fare backup di tutto. Quindi tipo c'ho spazio illimitato, faccio una bella cartella e ci butto dentro tutti i miei backup. Tanto più che se uso un CMS, c'ho anche il mio plugin, me le fanno automatico, per cui io ho il mio backup giornaliero, settimanale, quello che è, bello immagazzinato lì. Bene, avete 8 possibilità su 10 di avere una bella email dal vostro hosting che dice no, io ti ho dato lo spazio illimitato per metterci il tuo sito. Ma non cominciamo a metterci in magazzini, backup, i tuoi file e tutto il resto, perché nelle condizioni di utilizzo c'è scritto chiaramente che questo non lo potevi fare. Quindi, attenzione anche lì, spazio limitato fino a un certo punto. Quindi, devo sapere quanto spazio ho bisogno. E devo sapere, se scelgo un hosting o spazio limitato, quali sono le condizioni dello spazio limitato. E ora si arriva alla parte più curiosita. Una volta, quando si faceva un sito internet, di questa roba qui non ce ne poteva fregare di meno, perché si faceva un bel sito in HTML secco, ci si mettevano le immagini, quindi bene o male, una volta risolto il problema dello spazio, tutto quello che mi serviva, mi serve 50 mega, 100 mega, 1 giga, fatta quella scelta, chiuso il problema. Oggi però i siti non si fanno più in HTML secco, sì, qualcuno lo fa ancora, però insomma. Oggi si usano piattaforme di CMS, come avete visto, insomma. Queste piattaforme usano almeno due tecnologie, il PHP e il MySQL per il database. Perché sapete che i siti dinamici vengono, non esiste più il punto HTML, quindi se guardate la vostra cartella dove sta il vostro sito, anche un sito molto elaborato, i file punto HTML con la pagina non ci sono, perché le pagine sono sempre generate dinamicamente via via che viene richiesta la pagina. E questo è fatto con uno script in PHP che va a consultare un database e su quello poi ci costruisce la pagina. Quindi io dovrò preoccuparmi almeno di avere due cose, il supporto PHP e il supporto MySQL, perché se questi non ce l'ho il mio sito non funziona. Ci siamo tutti fino a qui? Quindi già un hosting che non mi desse o il PHP
o il MySQL, che significa che il mio sito ci metto WordPress, ci metto Joomla, ci metto non funziona, perché non posso configurare o gli scritti in PHP o il database. Poi, altre cose, le vedete già un pochino lì. Il PHP non è detto che sia la versione giusta. Quando andiamo a scaricare il nostro CMS, WordPress, Joomla, quello che è, c'è sempre un file dove c'è scritto, o anche sul sito, dove sono scritti i requisiti. Per cui vedete, per esempio, lì in alto, non so se si vede bene, c'è scritto PHP 5.3. In altri ci potrebbe essere scritto PHP 4. Allora, se il mio CMS specifica nei requisiti che serve almeno il PHP 5 e il mio hosting mi dà il PHP 4, non è che perché ho scritto PHP va bene per forza. La devo verificare quella cosa. Stesso discorso, se io su un hosting voglio mettere più siti, quindi ho un'idea su quello spazio me ce ne metto 4 o 5 e il mio hosting mi dà un database MySQL, siamo tutti da capo, per ogni sito serve un solo database, quindi sono tutte cose che nella scelta dell'hosting sono molto molto importanti. Quindi andare a vedere tutte queste tecnologie significa, in soldoni, verificare se effettivamente io su quell'hosting posso fare quello che mi hanno promesso, altrimenti non lo posso fare. Un'altra cosa importantissima è capire se l'hosting mi può dare una mano, perché io già vedo molti di voi che davanti a questo mio ragionamento complessivo si sono un po' persi. E giustamente, perché uno non può passare la vita a fare i cazzotti con PHP 5 piuttosto che PHP 4.1 o roba del genere. Allora, un'altra cosa che molti hosting fanno oggi, è una cosa abbastanza recente, è dare la possibilità di, lo vedete un pochino lì nella parte in basso a destra, dare la possibilità di avere direttamente dal pannello di controllo dell'hosting, che è fatto più o meno come il pannello di controllo del sistema operativo, la possibilità di avere degli script che installano i principali programmi automaticamente. Per esempio, per installare WordPress o Joomla, negli hosting un pochino più organizzati c'è un tasto che dice installo WordPress, e lì non mi devo preoccupare di quanto spazio c'è, quanto spazio non c'è, configurare il database, una cosa, un'altra, fa tutto. Quindi, anche qui, prima di scegliere un hosting piuttosto che un altro, mi accerto anche che, se ritengo di averne bisogno, ci siano queste facilitazioni in più, per cui io so che lì posso pubblicare il mio sito senza dovermi sbattere troppo questa cosa. Altre cose poi le vediamo dopo. Un'ultima cosa, e poi il resto veramente lo salto, sono diventato maniacale. Se pensate di fare commercio elettronico, una cosa che vorrete sicuramente verificare nel vostro hosting è: qual è la prima cosa che verificate voi quando andate a comprare su internet? C'è il certificato SSL? C'è il lucchetto sul sito? Perché se non c'è il lucchetto, io sto che sul sito non ci compro. Allora, l'SSL è una di quelle cose che, se volete fare commercio elettronico, è bene che il vostro hosting ce l'abbia, se non le transazioni sicure non le farete mai. Ok? Ora non ripeto su altre cose, non ci vado, divento veramente pedante. E ultimo ma non ultimo, quanto ci voglio spendere in questo hosting? Perché può essere più bello del mondo, ma se mi costa 200 euro al mese, forse non è quello per me. O forse sì. Se io progetto di fare il portale più popolare d'Italia e fa 1,5 milioni di visite al mese, 200 euro di hosting al mese è una passeggiata di salute. Se ci voglio mettere il sito dell'agriturismo a terra pesca, che se tutto va bene fa 100 visite al mese, e gli dico, guarda, ho trovato io l'hosting perfetto, 200 euro al mese per studiazzino, se ne scappo di corsa dal turismo mi tira dietro tutto il chat. Quindi questa è una considerazione che non è per niente banale. Il budget giusto non è definibile, cioè non vi posso dire spendete 100 euro per l'hosting piuttosto che spendetene 4. È una decisione che si basa su tutto quello che si è detto prima, ma come dicono le aste americane, spendete solo quello che avete in tasca, non fate voli blindati. Quindi è una considerazione abbastanza complessa quella di definire qual è la cifra giusta da spendere in un hosting. E veniamo a un po' di cosine invece di differente portata. Abbiamo scelto il nostro hosting, abbiamo messo il nostro sito online, bellissimo, meraviglioso, ci piace, siamo convinti di aver fatto il lavoro più bello del mondo. Ma come si fa a sapere se abbiamo fatto il lavoro più bello del mondo? Serve qualcosa che misuri le performance del nostro sito, quindi le visite, quindi come gira, se la gente lo trova e così via, le cosiddette metrics, ok?
che non è il metro, ma sono i valori che si usano, i principali parametri che si usano per verificare la performance del sito. Il principale mezzo che si usa per misurare le metrics del proprio sito sono gli strumenti di analisi, analytics. Ce ne sono tantissimi. Alcuni sono gratuiti, alcuni non lo sono, alcuni richiedono l'installazione sul nostro server, altri non la richiedono, ne troverete una marea. Personalmente amo Google Analytics. Lo amo veramente perché è uno strumento gratuito, non richiede installazione sul sito e funziona bene. Io direi che insomma già questo. Ora io vorrei far vedere un pochino di analytics, però non ci posso andare troppo in profondità se non si sta fino a domattina, però almeno due cosine di analytics ve le vorrei far vedere. Se ci riesco, la connessione tiene, proviamo. Quello che dice adesso è vero, cioè analisi dei dati web di livello aziendale. È incredibile come un servizio gratuito abbia questa profondità. Cerco anche di accedere un attimo. La connessione è quella che è, ma insomma un pochino di pazienza. Siamo alla connessione cellulare, ma è tremenda. Sempre la fiamma così. No, è che si è collegato a 2G. Non è carico, credo. E ora forse ce l'hanno fatta quel canale di 10. Siamo uguali, ancora ce l'ha fatta, perfetto.
Questo è il classico, la classica schermata dell'Analytics. Vedete che già la rappresentazione in forma grafica aiuta a capire un po' i trend. Quindi diciamo la cosa più semplice, che si vede già da questa schermata, quanti hanno visitato il mio sito? In un mese 2146. Sotto c'è scritto visitatori unici 2009, prima metrics importantissima. I visitatori sono carta straccia. Visitatore significa che lei ha visitato il sito, lui ha visitato il sito, lei ha visitato il sito, lei ha visitato il sito e così via. Se lei un giorno lo vede e decide di farlo vedere a tutta la sua famiglia, quindi ci va quattro volte, lei risulta quattro volte nei visitatori. Quindi i visitatori sono carta straccia. Quello che serve veramente sono i visitatori unici. Cos'è un visitatore unico? Un visitatore unico è un visitatore che viene calcolato una sola volta per l'indirizzo IP e per un altro parametro, che normalmente è un cookie. Sapete tutti cosa è un cookie? Un cookie è una stringa che il sito manda e che viene memorizzata nel vostro computer e è, per capirsi, quella cosa per cui se voi andate su un sito dove siete già stati vi dice ciao Luca, perché sa che sono io, perché c'è il cookie settato. Infatti se cambio computer non me lo dice più. Allora normalmente anche i siti lasciano un cookie sul nostro computer per scopi di questo tipo, per cui se io ci torno quattro volte in un giorno nei visitatori unici vengo contato una sola volta. Poi lì dipende in base alla range temporale che io prendo. Per esempio se io facessi una statistica giorno per giorno il visitatore unico è uno al giorno, se facessi una statistica mensile è uno al mese e così via. Le visualizzazioni di pagina, cioè quante pagine hanno visto i miei visitatori, questo non c'è bisogno di spiegarlo. Le pagine per visita, quante pagine vede in media un visitatore del mio sito? In questo caso 1,42. E quanto sta sul sito? 46. Perché sono importanti? Le pagine per visita sono importanti perché? Perché in base a quanto è profonda la visita del visitatore io mi rendo conto se i miei contenuti sono interessanti o meno. Se quel dato fosse 1,01 mi dovrei forse interrogare seriamente su cosa diavolo ho messo sul sito, perché se questo vede una pagina e poi se ne va. Se invece fosse ancora di più di quello, se fosse 2, 3, 4, allora significa che ho fatto un sito in grado di catturare l'attenzione del visitatore. Quindi è una metrica molto importante. Ancora più importante è quella sotto. Durata media della visita. Voi considerate che la cosa più difficile in assoluto su internet è non solo catturare l'attenzione del visitatore, ma soprattutto mantenerla. E per mantenere un visitatore sul sito ci sono fondamentalmente due strategie: o lo invoglio a vedere più di una pagina, o lo coinvolgo in qualche attività sul sito che lo mantenga lì. Questa è una delle metriche più importanti insieme al numero di visitatori unici per chi per esempio fa pubblicità. Un sito che sia in grado di mantenere il visitatore per molto tempo è un sito molto appetibile dal punto di vista pubblicitario. Perché? Perché banalmente le pubblicità cambiano. E non solo, la pubblicità ha effetto quando l'occhio ci cade, e l'occhio ci cade più probabilmente più tempo sto sul sito. Anche perché, e poi lo vediamo più tardi, ci sono certi tipi di pubblicità che sono deboli, e più debole è la mia pubblicità più ho bisogno di questa metrica qui, perché se è messa veramente in un modo che è debole o uno ci sta minuti sulla pagina, se no la mia pubblicità non la vedrà mai. Quindi io che faccio pubblicità chiederò un sito che abbia molti visitatori unici sicuramente, perché la platea mi interessa. Se io devo mettere la mia pubblicità su un sito che ha 100 visitatori, uno non la pago praticamente niente, o se no. E poi mi interessa che sia un sito che è in grado di tenerceli, perché così mi darò la mia pubblicità.
Un'altra cosa molto importante è la frequenza di rimbalzo. Un rimbalzo è quando un visitatore esce, entra e esce da un sito avendo visto un'unica pagina in un tempo predefinito che decidiamo. Normalmente sono 30 secondi, anche se ultimamente si stanno spostando ancora più bassi. Per cui se io entro, sto meno di 30 secondi ed esco immediatamente senza visitare nemmeno una pagina, tecnicamente vengo chiamato un rimbalzo. Perché si misurano i rimbalzi? Perché se un visitatore arriva, vede solo quella pagina e scappa subito, vuol dire fondamentalmente ho finito che sbaglio o il sito non glielo importava più. È un visitatore perso. Quindi una alta frequenza di rimbalzo significa che io ho la capacità di portare in qualche modo i miei visitatori sul sito, ma non ho assolutamente dei contenuti che gli interessano. Quindi il 76,61 è un dato alto, ma è un dato sufficientemente basso perché si possa considerare su questo sito comunque c'è un contenuto abbastanza interessante. Certo è che se avessi il 20% di rimbalzi vuol dire che è un sito veramente consistente, di quelli che sono una calamita per il visitatore. L'ultimo dato sono le percentuali di nuove visite. La percentuale di nuove visite indica che quelli sono visitatori che non erano mai stati nel tempo che stiamo considerando, questo è un mese, non erano mai stati sul mio sito. È la prima volta che ci vengono. Questo è un altro dato importante. Perché? Perché è una lama a doppio taglio. Da una parte indica che il mio sito è in grado di portare nuove persone a visitarlo, quindi vuol dire che probabilmente sto facendo una buona opera di promozione. Cioè non sono persone che già conoscevano il mio sito, ma persone che sono venute di nuovo, quindi sto facendo bene la mia promozione. Ma allo stesso tempo significa che io ho una bassa capacità di invogliare le persone a ritornare sul mio sito una volta che lo conoscono. Quindi questa è una metrica a doppio taglio che va interpretata bene incrociandola con altre metriche che ora vediamo. Quindi spesso l'analisi delle performance del sito non passa attraverso una metrica, ma spesso passa attraverso l'incrocio di più metriche. Mettendole insieme sono in grado di determinare se sto facendo bene o se sto facendo male. Difficilmente c'è, a parte forse i visitatori unici, difficilmente c'è una cifra che dice sto facendo bene o sto facendo male. I dati demografici, anche qui ci sono delle, a differenza delle altre che sono proprio fondamentali, ci sono delle metriche che magari sono secondarie ma che possono essere estremamente utili per impostare il nostro lavoro. Una di queste è sicuramente questa che stiamo vedendo ora, cioè qual è la lingua del computer che viene usata nel computer delle persone che visitano il mio sito. In questo caso, come è facile vedere, c'è una netta prevalenza, ora io rileggo malissimo le cose qua, circa il 90% dei visitatori usa la lingua italiana, il 9% usa l'inglese e poi tutte le altre. Questo dato cosa mi comunica? Mi comunica che questo è un sito tipicamente italiano. Anche qui cerchiamo di incrociarlo poi con altre metriche. Questo potrebbe significare che io non avrò mai bisogno di tradurlo in nessuna lingua, come potrebbe significare che in realtà c'è un margine di espansione per l'inglese, per cui forse vale la pena anche considerare una versione inglese del sito. Questo per dire che cosa? Spesso, specialmente in ambito turistico, si pensa, mettiamo 8.000 lingue. Spesso è una cosa completamente inutile. Allora, analizzare le metrics significa anche capire questo, cioè se io veramente sto facendo il sito del turismo, lo sto facendo in 12 lingue, e poi vedo che i tedeschi, come succede in questo caso, sono lo 0,18% dei visitatori, nonostante ci sia il tedesco, probabilmente quando andrò a mettere delle pagine nuove mi domando se ha ancora senso pagare il traduttore che mi faccia le pagine in tedesco. Non ne frega niente a nessuno. Quindi sono tutte statistiche che ci servono anche non solo a misurare la performance di oggi, ma anche a impostare il lavoro di domani. Altre cose importanti sono le informazioni tecniche. Quale programma usano proprio di navigazione i miei visitatori? Se, come succede in questo caso, i browser che vengono utilizzati sono quelli più recenti, io posso pensare che sul mio sito posso usare tecnologie più nuove,
per fare magari un effetto grafico migliore o dare un servizio in più. Ma se io mi accorgessi che, per esempio, vedete, l'Android browser, che sono quelli che vanno col cellulare per capirsi, no? Sono l'8%. Se io metto troppa tecnologia per fare anche delle cose utili, ma metto troppa tecnologia sul mio sito, quell'8% lo taglio fuori. Perché non lo vedi, non gli funziona. Allora, questa è una metrica che ci servirà tantissimo per capire quanto posso spingere con la tecnologia sul mio sito. Se ho molti visitatori che usano browser che hanno delle limitazioni, sicuramente devo usare meno tecnologia sul mio sito. Altra cosa molto importante è il sistema operativo. Quanti di voi hanno visto dei siti, ora fortunatamente sempre meno, ma c'è stato un periodo ce n'erano tanti, ottimizzato per Internet Explorer? Oppure che usano tecnologie video che richiedono Windows Media Player? Prendiamo questo caso. In questo caso, se io usassi dei video che richiedono per forza Windows Media Player per essere visti, taglio fuori dalla mia utenza il 40%. Cioè, il 40% dei miei visitatori non vedrà mai il video che io ho pubblicato. Non è una buona scelta, secondo me. Ma è un altro dato che ci serve tanto. Quindi, per io anche qui, posso capire da qui quali tecnologie utilizzare. Se io, come succede in questo caso, moltissimi che accedono a Linux e Android, devo stare molto attento a fare cose che siano standard. Non posso inventarmi tecnologie proprietarie. Per maniaci come me, io sono un po' malato di statistiche, c'è anche una cosa simpatica che è questa. Quanti visitatori ci sono in questo momento sul mio sito? Vi domanderete a cosa diavolo possa servire una cosa del genere. Non è solo un fatto di mania, nel mio caso sì, ma insomma non è un fatto di mania. È molto importante quando tento di fare delle azioni in tempo reale. Mi spiego. Faccio una cosa e vado su Facebook e dico: nei prossimi 5 minuti faccio lo sconto del 20%, nei prossimi 10 minuti faccio lo sconto del 20%, oppure per mezz'ora potete scaricare gratuitamente questa cosa. Essere davanti a questo schermo significa, uno, capire se iniziative del genere funzionano o no sul mio sito. Se questo c'è, cioè, un visitatore, faccio tutto sto macello e me ne arrivano due, era meglio se facevo un'altra cosa. Due, vedete che lì ci sono altre cose sotto, le parole chiave con cui ci è arrivato, il traffico dai social network, i referral principali, qual è la pagina che sta vedendo. Io da lì, se per esempio metto la stessa campagna su Facebook, su Twitter, per email, vedo anche quale ha funzionato, subito. E se vedo per esempio che sta funzionando bene quella su Facebook, io fra 5 minuti la rimetto. E questo lo faccio in tempo reale, quindi senza andare ad analizzare il giorno dopo, e vedo subito. In tempo reale. Andiamo a vederci i cosiddetti referral. Cosa sono i referral? Sono i metodi attraverso cui le persone arrivano sul nostro sito. In questo caso si vede malissimo, ve lo leggo io. Il 66,5% è arrivato attraverso motori di ricerca, il 15% attraverso referral, il 15,1% con traffico diretto, il 2,9% attraverso campagne. Intanto, innanzitutto chiariamoci un po' le idee sulle terminologie. Motori di ricerca, si capisce. I referral sono altri siti che linkano al mio. Quindi vado su
www.pippo.it, c'è un link al mio sito, ci clicco e lui si accorge che viene da pippo.it e mi dice: guarda, questo visitatore è venuto da pippo.it. Traffico diretto, lo dice il nome, vuol dire che qualcuno andrà sulla barra degli indirizzi, ha scritto www, il mio sito. Campagne, ci danno un po' tutto il resto. Se sapete cos'è un feed RSS? No, un feed RSS è un particolare file, di solito codificato in XML, che viene mandato tipicamente per i siti fan aggregatori. Avete visto, ci sono dei siti fan aggregatori di notizie. Prendono notizie un po' da tutte le parti e le pubblicano in un unico sito. Tipicamente estraggono le notizie da questo feed RSS. Questa voce tipicamente raccoglie proprio quei visitatori che vengono attraverso questi metodi, cioè metodi che non sono riconducibili a nessuna delle altre tre categorie. Se andiamo su le sorgenti, vediamo innanzitutto il motore di ricerca. Qui possiamo vedere quali sono le stringhe di ricerca che sono state utilizzate dagli utenti che sono finiti poi sul mio sito. Questo era un dato importantissimo. Perché? Perché una delle cose che si fanno maggiormente sui siti è la cosiddetta ottimizzazione. E ottimizzazione significa che io vado a inserire all'interno dei miei contenuti un particolare accento nei confronti di certe parole. Se voglio che venga trovato il mio sito quando dici una certa parola, metto una certa frequenza di quella parola dentro le mie pagine. Ed è chiaro che leggere quelle stringhe che portano al mio sito è importante per capire se sto andando nella direzione giusta. Dicevo che era una voce molto importante, perché guardate cosa c'è in testa con 611 occorrenze contro 16, 7, 6, 5, 5, 4, not set, not provided. Questo perché Google ha cambiato da un annetto il metodo di ricerca. Se voi usate un qualunque servizio Google e siete loggati, notate che quando andate su Google non avete più HTTP, avete HTTPS. Quindi la ricerca è fatta su server sicuro. E essendo fatta su server sicuro, Google non trasmette più la stringa di ricerca a tutti coloro che poi fanno le statistiche. Quindi io, la stragrande maggioranza, 611 su 1428, non so che stringa hanno utilizzato. Ora, questo non vuol dire che non serva più a niente, ma rispetto a come era prima, sicuramente serve meno. Vi tralascio ora tutta una serie di cose. La cosa di referral, magari vediamoli, giusto per farvi vedere come sono fatti. Liquida.it, blog, Facebook, eccetera, eccetera. Questi sono i siti e vedete che accanto a ogni sito, come succedeva anche per i motori di ricerca, ci sono tutte le metriche associate, che sono importanti perché io, se guardo questa schermata, dico: devo puntare su liquida.it, che è quello che porta più visite. Ma guardiamo come è fatto un visitatore di liquida.it. Un visitatore di liquida.it mi porta 1,05 pagine per visita e sta sul sito 8 secondi e rimbalza il 96%. Cioè, io, se anche ce l'avevo, il visitatore lo vuole. Se prendo invece, per esempio, i visitatori che vengono da Twitter, t.co, sono solo 17, però fanno una pagina e 47, stanno 1 minuto e 6 sul sito e rimbalzano il 76%. Sono visitatori di una qualità molto maggiore, molto più interessanti. Quindi probabilmente mi conviene molto di più incentivare e spingere per portare i visitatori da Twitter piuttosto che portarli da Liquida, perché sono meno ma sono molto più interessanti. Idem per quelli che vengono da Google e così via. Guardate OK Notizie porta solo 6 visitatori, ma guardate quanto guardano la pagina e guardate quanto stanno sul sito. Quindi non è solo
come dicevo all'inizio, no? Non è che devo guardare solo quanti mi hanno portato, la portata tanti liquida, viva liquida, no? Devo guardare chi mi porta. E altra cosa importante, quali pagine la gente guarda. Uno degli errori più comuni che si fa quando si producono dei contenuti è decidere noi qual è interessante e quale no. Questo, oggi ho fatto un articolo meraviglioso. Ieri non mi era venuto tanto bene. Ma questo si dice noi. Per esempio, io probabilmente ho fatto quell'articolo, ho trasformato la diretta internet in uno spot wifi. E ho detto, boh, vabbè, oggi ho fatto un articolo. E invece l'hanno visto 159 volte in un mese. Magari ero convintissimo di questo articolo che si chiama un'app per il controllo della vista, e invece l'hanno visto solo 33. Quindi vedere effettivamente quali sono i gusti dei nostri utenti è molto importante quando io, che il mio sito sia frequentato. Perché se non me ne importa niente, io decido che ci metto dei contenuti semplicemente o per il gusto di metterceli o perché quelli ci devono essere, non ci deve essere nient'altro, benissimo. Ma se il mio sito ha l'ambizione di avere un minimo di popolarità, seguire i gusti dei propri visitatori è assolutamente fondamentale. Basta, direi che non vi ammorbo più con l'analytics. Però la cosa importante era vedere che c'è uno strumento gratuito che fa tantissimo. Io vi ho fatto vedere solo la superficie di quello che si può fare con Analytics. Una delle cose che si fa, per esempio, è l'incrocio fra le pagine, i sistemi operativi, la durata della visita. Si possono fare delle analisi veramente approfondite, che naturalmente vi risparmio stasera, ma che portano effettivamente a un livello di definizione delle performance del sito, dei gusti dei visitatori, del tipo di visitatore, veramente profondissime, e è tutto gratis. Considerate che l'unico requisito che c'è da mettere sul sito è un codice, che se andate nelle impostazioni lo trovate, ma è un copia e incolla, da mettere nella pagina principale del sito. Stop. Monetizzare il nostro lavoro. Che significa? Io probabilmente sto facendo il sito per qualcun altro. Quindi lo faccio, mi paga, chiuso, amici miei come prima. Oppure sto facendo un sito io. Chiunque può farlo, no? Si è detto tante volte. E magari, visto che ci metto tempo e fatica, mi piacerebbe anche ricavarci qualcosa. Chiariamolo subito, nessuno, a parte pochissimi, ci fa i soldi. Però, se già ci pago il hosting, è già una buona cosa. Se indicate un IBAN o cose del genere, arriva quella cosina lì, l'assegno, e dice bravo, hai guardato un X per dollari. La forma più semplice per monetizzare quella storica, il nostro lavoro su un sito web, sono i banner. Metto un bel banner, quanto mi dai questo banner? 1000 euro, bravo, ho guadagnato 1000 euro. Problema, i banner non funzionano più. Si stanno inventando di tutti, banner flash, contro flash, non funzionano più i banner. Facciamoci una ragione. Quindi valore commerciale dei banner, zero. Se avete un sito da miliardi di visite e allora a quel punto forse trovate qualcuno che compra umano, o se no scordatevi di banner, non funziona. A maggior ragione quindi con i banner, che sono la forma più debole di pubblicità che esista su internet, è molto importante il famoso tempo della visita. Cioè per vedere un banner, che ho l'occhio ormai allenatissimo ai banner, quindi lo sapete anche voi, se andate in un sito la prima cosa saltate è la pubblicità. Perché non la vedete più, ormai lo sapete che c'è, la saltate. Quindi io sul sito ci sto i minuti, e allora forse per sbaglio, a forza di girarmi la pagina, vedo anche la pubblicità, o se no la pubblicità non la vedo più. Ecco perché è importante il tempo della visita.
Per darvi un'idea, Facebook credo sia arrivato intorno ai 20 minuti per visita. Quindi i banner, per quanto colorati con le luci e tutto il resto, è un sistema ormai defunto. Sicuramente avete visto che ora si sta facendo largo un altro tipo di pubblicità. Una pubblicità mirata, molto più semplice perché sono dei link di testo. Però chissà come fanno, ma quei link di testo sono sempre mirati a quello che più o meno vi interessa o che è relativo a quel sito. A volte noterete che se avete fatto una ricerca in precedenza, anche se andate su un sito diverso, le pubblicità sono relative alla ricerca che avete fatto prima. È quasi come una magia. La tecnologia che sta dietro la pubblicità che vi viene servita in quel modo si chiama Google AdSense. Chiunque di noi, se ha dei requisiti minimi ma molto stupidi, può pubblicare della pubblicità con Google AdSense. Ora vi faccio vedere qualcosina su Google AdSense. Date che si fanno i soldi, che non si fanno i soldi questa roba. Però voglio dire, alla fine dell'anno, ripeto, si fanno l'osti. Questo è il tipico pannello che io ho quando attivo delle pubblicità su Google AdSense. Come funziona? Io definisco uno spazio in pixel che voglio destinare alla pubblicità. Proviamolo, vi faccio vedere direttamente da qua, così si capisce meglio. Quanto spazio voglio riservare in pixel alla mia pubblicità? Voglio fare un rettangolo di 300x250 pixel, del board di 728x90, lo voglio in verticale, lo voglio quadrato? Questa è la prima cosa che devo decidere. Perché la prima cosa? Perché logicamente impatta poi su come il mio sito si presenta. Lo voglio mettere di lato, lo voglio mettere sopra, lo voglio mettere in mezzo. Una volta questo, se dentro ci va solo annunci di testo, se ci vanno annunci di testo illustrati e così via. Sembra una banalità, questo impatta tantissimo sulle performance. L'istinto sarebbe quello di dire prego tutto, anzi se sono illustrati pure meglio, sono più bellini. Ma ricordatevi quello che vi ho detto prima, i banner sono morti, quindi avere degli annunci illustrati significa che quelli sono puntati al vento, non ci arriverà mai nessuno. Ecco perché si preferisce sempre fare solo annunci di testo. Altra cosa che Google fa, questa è una banalità ma ve la dico uguale, può succedere che per mille motivi il navigatore, il visitatore del sito non ha cronologia particolare sul browser, piuttosto che noi ci occupiamo di un argomento talmente di nicchia che non esistono pubblicità attinenti al nostro argomento. Allora Google mi chiede, ma se io per mille motivi lì dentro non riesco a pubblicarci negli annunci di AdSense, e ci può con quello spazio? E allora qui dice, mostra uno spazio vuoto, ci rimane la top. Oppure riempi lo spazio con un colore a tinta unita. Oppure mostra altri annunci provenienti da altro URL.
Questo che significa? Significa che io, se sono abbastanza scafato da farlo, intendo non scafato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista commerciale, probabilmente dico, AdSense è considerato il leader incontrastato della pubblicità su internet, cioè non ce n'è come AdSense, però esistono altri network. Per cui se io mi iscrivo anche ad altri network, posso decidere se AdSense non ha un annuncio da servire, magari ce l'ha un altro. Quindi io dico, bene, sì, ciò anche mi viene in mente Citica, piuttosto che un altro, mi viene in mente come si chiama, insomma, ce ne sono altri. Dico, va bene, se non c'è AdSense, prepescali da altre parti, perché no? Poi gli do un nome e poi scelgo i colori. Anche qui sembra una banalità, cioè una cosa che io faccio, dico, bellino sto colore, lo faccio di questo colore qui. Uno dei segreti che si usano quando si mette pubblicità su un sito è quello sempre che si diceva prima, cioè se io mi accorgo che è pubblicità, l'occhio scappa. Allora il metodo che si usa, il segreto che si usa in questi casi, è mettere gli annunci con colori molto 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 simili a quelli dei contenuti del mio sito, di modo che l'annuncio sembri esso stesso un contenuto del sito, e in questo modo aumenta effettivamente il numero delle persone che ci cliccano, perché quel meccanismo, quella dinamica per cui l'occhio sfugge da quello che ritiene essere pubblicità viene molto attutita, perché di fatto viene concepito come contenuto, è testo, è di un colore simile al resto del testo, è testo e funziona. Ok, quando ho scelto tutto mi viene semplicemente dato un codice. Ora non ho messo il nome, quindi logicamente chiamiamolo testo. Mi viene dato un codice, faccio copia e incolla, lo metto nel codice della mia pagina, finito. Risulta più o meno questo qua. Se ce la fa, andiamo alla pagina interna e si vede meglio. Andiamo questo qua. Beh, non già si vede, sì, è a destra, ma volevo farti vedere una pagina interna perché ce l'ho in più di un punto e si vede meglio. Comunque già queste qui a destra, ora mentre carica la pagina, già queste qui a destra sono quelle che si diceva. Ora in questo caso io ho fatto una strategia anche diversa, questa per esempio qua su, e questi qua a destra. Qua a destra, vedi, prodotti tecnologici e offerta CPU, quelle sono le pubblicità. Ora io in questo caso ho fatto una scelta leggermente diversa, cioè ho fatto il testo uguale al testo del sito e ho usato per il link non la stessa cosa che c'è sul sito, ma il colore che fu utilizzato all'inizio, proprio all'inizio del web, per i link. Perché? Perché qui è un tentativo di fare una strategia anche un po' più raffinata, cioè siccome il navigatore web è abituato che quel colore è un link da cliccare, se io gli metto un colore che è un link da cliccare probabilmente ci clicca, è una strategia un po' così. Però insomma, vedete, la mimetizzazione è questa. No, sopra ho messo un formato che però non sta andando molto bene, perché mi servono sempre questi annunci enormi, non ho ben capito perché, ora ci devo studiare un po'. Quello di laterale invece è un altro circuito, questo col video. Quello col video è un altro circuito, si chiama Buzzing e si occupa sempre di pubblicità. Quelli però ti pubblicano dei video, ogni volta che il video viene visto ti scatta la commissione. Qui invece a destra sotto il video vedete un altro tipo di pubblicità che si chiama Affiliate Program, cioè io pubblico dei prodotti, ogni volta che un visitatore, che viene tracciato sempre tramite un cookie, compra il prodotto che è pubblicizzato,
c'è, diciamo, sopra il mio timbro che viene dal mio sito e mi scatta una commissione. Sono tutti i tipi di pubblicità che vengono utilizzati su internet. Anche in questo caso esiste la possibilità di, se ci riesco, esiste la possibilità di verificare le performance andando a vedere. Voi avete visto che quando io faccio una unità pubblicitaria le do un nome, e quindi posso a questo punto andare a vedere se lo carica bene, si arriva. Ok, posso vedere la performance di ogni singola unità pubblicitaria, per cui vedo che quelle che stanno su in alto hanno lo 0,37% di click, il box lo 0,85%, lo skyscraper lo 0,22%, sale a 0. Come si misurano queste performance? La cosa più importante di tutte è il cosiddetto CTR, click to ratio, cioè quanti in percentuale cliccano su quell'annuncio. La seconda metrica importante è il CPC, cost per click, poi ve la vediamo per bene tutte queste cose. E poi vediamo alla fine effettivamente quanto ha reso l'annuncio. Però ecco, diciamo che la prima cosa di cui mi preoccupo è se per vedere se l'annuncio funziona è il click to ratio, cioè quanti in percentuale ci cliccano. L'altra strategia che si usa per fare promozione su web è l'email. Ora, sentirete dire in continuazione l'email è morta, non la usa più nessuno, l'email è morta. Non è vero niente, l'email è utilizzatissima ancora. Anzi, siccome tutte le cavolate che giravano via email si sono spostate su Facebook, è uno strumento molto più utile di prima, l'email. Perché ora ci gira veramente tutto quello che dovrebbe girarci. Prima era una caterva di roba, di cavolate, catene, era un periodo in cui si riusciva più a usare l'email. Ora, essendo si spostato tutto su Facebook, l'email è pulita, si lavora bene, quindi si riceve anche più volentieri di prima l'email. Quindi non sottovalutate l'email. Come si usa l'email? Allora, la prima cosa è avere un buon database di indirizzi email. Infatti, se avete visto, spessissimo quando andate su siti c'è scritto: ah, metti il tuo indirizzo email, ti aggiorneremo tutte le cose, ti manderemo delle promozioni. Lo scopo qual è? Lo scopo è: voglio il tuo indirizzo email. Quando ho un buon archivio di indirizzi email, allora posso iniziare a farci un lavoro sopra. Tipicamente, o per l'invio di promozioni one shot, oggi c'è questa promozione, te la mando, oppure per l'invio di newsletter, più o meno. In ogni caso, diciamo che finché ho 6, 7, 8 indirizzi email, posso anche decidere di farlo io a manina e mando l'email. Se inizia ad avere, come tutti ci auguriamo, 1000, 2000, 3000, 5000, 20000 indirizzi email, mi serve qualcosa che lavori per me. Io devo occuparmi di fare il contenuto, ma tutto il resto ci deve pensare qualcun altro. E anche qui ci sono servizi più o meno professionali che fanno il caso nostro. Ve ne faccio vedere uno, secondo me, leader assoluto e incontrastato. E cioè ha un buon piano per
Weber, secondo me, se non vai su quelli a pagamento non ti danno i servizi. Vedete che il piano gratuito di MailChimp consente di avere fino a 2000 indirizzi mail e un invio di 12.000 email al mese. Diciamo che per un sito che non è enorme è già una buona cifra, cioè gestire 2000 indirizzi mail, che vuol dire che io sto mandando 6 email al mese a ognuno. Cioè, considerate che oltretutto mandare un'email, che logicamente non dovrà essere ciao come stai, deve essere anche studiata, fatta in modo che invogli a cliccarci sopra e così via, è un lavoro. Quindi se io riesco a avere 2000 indirizzi email e essere in grado di essere attrezzato, avere il tempo e la capacità di mandare 6 email promozionali al mese, questo significa che sono già un sito che ha una struttura importante, quindi probabilmente il piano gratis non va bene, ma anche perché non è proprio il mio target, cioè sono già un pochino su. E comunque MailChimp ha anche dei piani a pagamento lì praticamente funziona, vediamo se riesco a fare funzionare questo microfono, questo è interessante. Lì funziona che io metto il mio codice proprio HTML e lui si occupa di fare la spedizione della mail anche potendola proprio programmare. Ora io non vi faccio vedere i dettagli, sennò veramente mabba morbo, però insomma, per farvi vedere, ci sono piani da 10 dollari al mese fino a 240 dollari al mese. Anche qui, quanto è tanto e quanto è poco? Dipende. Vedete per esempio che a livello di invio di email già il piano da 10 dollari è limitato, quindi io posso mandare un'email al giorno a tutti i miei sottoscrittori col piano da 10 dollari. Scusa, ma quello gratuito non era fino a 2000, i sottoscrittori da 10 dollari da 0 a 500. Sì, perché hai le mail limitate, che là non avevi. Quindi, anche qui, è tanto poco 10 dollari? Boh, dipende. Magari se io sono minimamente ambizioso e penso di superarli in scioltezza, 500 indirizzi mail, non mi va bene per 10 dollari. Oppure dico, boh, invece 500 indirizzi mail, a me quello che mi interessa è mandare tutti i giorni una mail. Allora a quel punto mi va bene per 10 dollari. Quindi anche qui va fatta una serie di valutazioni che poi ci consente di dire è tanto o è poco. Comunque, ecco, MailChimp secondo me, avendo un piano gratuito che comunque è discreto, secondo me è la scelta migliore di tutte. Quindi se avrete mai un'esigenza del genere, di me. Sì, la differenza del prezzo, specialmente se uno è un pochino più esigente, mi diceva, la grossa differenza tra questo qui e la Weber è che la Weber consegna tutti i messaggi non nella posta indesiderata, cioè le consegna come messaggi sicuri. Questo normalmente quando un servizio è serio lo fa, e credo anche MailChimp ce l'abbia questa garanzia. Sì. Mm. Sì, perché quello fa parte, diciamo, della serietà del servizio, e ci sono degli accorgimenti anche a livello proprio di codice fatti in modo che, siccome logicamente questi lo fanno di mestiere, conoscono il funzionamento dei filtri anti-spam, quindi fanno il codice in modo che non venga filtrato dai filtri anti-spam. Quindi normalmente questo è un servizio molto grande, queste cose ce l'hanno. E poi dove si fa la pubblicità? Si fa su social network, Facebook, Twitter e così via. Come si fa? Questo forse me lo insegnate voi a me. Si fa la pagina Facebook, si comprano le inserzioni di Facebook. Un errore grave da matita blu che fanno tante attività è fare il profilo personale dell'attività. Errore blu. Quante volte vi è arrivata la richiesta d'amicizia da parte dell'agriturismo X? Dell'azienda Y? Il profilo personale è pensato per fare per le persone, non per le aziende. Le aziende devono fare la pagina. Non è solo una questione della macchina, per due motivi. Il primo, c'è un limite di 5.000 amici. Io sono arrivato a 5.000 amici.
quando sono andato a svuotare un po' gli amici perché volevo naturalmente ricevere di nuovi, la prima cosa che ho fatto è detto tutti coloro che non sono persone li levo, e quindi le aziende hanno perso un utente. Il secondo motivo è che molte persone banalmente, se arrivano a richiesta d'amicizia di un'azienda, non l'accettano perché non gli interessa. Allora, questo è come, e soprattutto sul profilo personale è più difficile agganciarci le pubblicità di Facebook, che invece sono fatte apposta per essere agganciate sulle pagine. Quindi fare la pagina è la prima cosa, usare la pagina bene è la seconda cosa. Su un profilo personale io scrivo come mi sento oggi, sulla pagina aziendale faccio una cosiddetta call to action, cioè chiedo ai miei utenti che hanno messo mi piace di fare qualcosa. Perché? Perché non c'è niente di peggio di una pagina che raccoglie alla sua nascita tanti mi piace ma poi non fa niente. Invece se vedete le pagine fatte bene, mi viene in mente quella di Trenitalia che ha una bella... ha una bella macchina dietro. Trenitalia continuamente a fare domande, a chiedere la partecipazione, perché banalmente se io partecipo a una discussione in quella pagina ci troverò sempre, perché mi arrivano le notifiche che l'altro hanno risposto, quindi vengo anche invogliato, diventa familiare quella pagina, e quindi anche quando poi viene fatta una proposta commerciale io su quella pagina ci vado volentieri, perché la pagina dove ho discusso di tante cose, e diventa anche poi la pagina su cui tengo il rapporto con il... faccio sempre l'esempio di Trenitalia, ma ce ne sono altri, questa mia mente è che è fatta veramente bene, è diventata un po' il customer service, cioè se uno ha un problema con il telefonino della Tre va lì e c'è sempre qualcuno che risponde. Sono cose importanti, per cui spesso si dice faccio pubblicità significa faccio campagne pubblicitarie, sul social network non è così, mentre si fa così per quanto riguarda AdSense o un banner o anche l'email, anche se l'email è già... Sul social network l'interazione è tutto. Se io non sono in grado di interagire, forse non devo fare pubblicità sul social network, devo fare un'altra cosa. Perché se no vengo percepito come qualcosa che è fuori contesto. Io su Facebook ci vado perché voglio interagire con altre persone. Se c'è qualcuno che sta lì statico e non fa niente, se non spararmi della pubblicità, probabilmente dico, questo chi ce l'ha portato? Se interagisce con me invece no, diventa uno dei miei amici anche se è una pagina, e quindi il mio coinvolgimento è business. Ultimo capitoletto di questa cosa, ci stiamo anche ai tempi, è il cosiddetto SEO, Search Engine Optimization, ovvero l'ottimizzazione del motore di ricerca. Come si fa a far scoccare la scintilla fra Google e il mio sito? Prima regola, non c'è una regola fissa. Non vi fate infinocchiare da quelli che hanno la ricetta magica. La ricetta magica non c'è. Quando qualcuno vi dice io vi garantisco che finirete nella prima pagina di Google, o vi sta chiedendo una cifra esagerata, o vi sta prendendo in giro, perché c'è chi lo fa davvero, ma far arrivare e soprattutto mantenere un sito nella prima pagina di Google è un lavoro immenso e che non si fa in una volta sola, è un lavoro che si fa tutti i giorni, poi vedremo perché. Quindi chi lo fa o lo fa per tanti soldi o vi prende in giro. Comunque due o tre regolette, ma due o tre che sono le uniche che sono, diciamo, vere. I contenuti del nostro sito devono essere costantemente aggiornati. Un sito che è fermo perde punti. Quindi tanti contenuti e frequenti. Google queste cose le vede e le giudica. Se avete un software di analytics, che non è Google Analytics perché queste cose le filtra, ma avete un software di analytics di quelli, diciamo, più alla buona che si installano da mobile, vedrete in continuazione che arriva un numero di visite molto alto da una cosa che si chiama Google Bot.
Google Bot non è nient'altro che Google che entra nel vostro sito e inizia a curiosare a destra e a sinistra per vedere cosa c'è. E non lo fa una volta, lo fa spesso, perché vuole vedere cosa cambia e come cambia il sito. E lo tiene in grande considerazione. Quindi se Google vede pochi contenuti, poco aggiornati, vi distrugge. Se vede molti contenuti e molto aggiornati, vi ricompensa. Logicamente, anche qui, questa è una regola pratica, ma è chiaro che non vogliamo essere troppo condizionati da questo, cioè dipende anche dal sito che abbiamo. Se io ho il concorrente di Repubblica.it, è ovvio che voglio un contenuto frequentissimo. Se io parlo dell'arte di intagliare il legno con tutta la buona volontà, ma io 3 volte al giorno di che scrivo? Dicevo, quindi la prima cosa è contenuti di qualità, è la contenuti frequentemente aggiornati e nuovi. L'altra cosa è Google valuta molto, molto, è la qualità del contenuto. Questo significa 1. Rispondenza alla stringa di ricerca. Una cosa che si faceva fino a non molto tempo fa era, come dicevo prima, riempire il mio articolo, il mio contenuto con una parola chiave martellata. Cioè, io voglio essere trovato se uno cerca canne da pesca. Io da tutte le parti ci scrivo canne da pesca, con una scusa o con l'altra. Oggi Google si accorge. Quindi, io devo sicuramente migliorare la mia densità di una certa parola, ma allo stesso tempo devo essere attento che Google non si accorga che lo sto facendo apposta. Ma la cosa su cui Google è intransigente, proprio non chiude gli occhi manco per errore, sono i contenuti duplicati. Che significa? Io vado su un sito, trovo un articolo bellissimo, copia, incolla, ce l'ho anch'io. Google lo massacra. Questa è una cosa che non tollera. Quindi il contenuto che noi mettiamo su un sito deve essere sempre originale. E questo lo dico perché? Perché ci ho messo questa slide. Perché specialmente quando si fanno i siti per il turismo, è difficile scrivere il turismo, me ne rendo perfettamente conto. Quindi molto spesso si va sull'azienda turistica, su quell'altro sito che l'ha spiegato tanto bene che c'è nella Reggia Emilia, copia e incolla, fatto il sito per il turismo. No. Prima che mi ha presentato una slide, eccola là. Quando mettete Google AdSense, questo ve lo dico perché torna bene anche per voi il resto, quando mettete Google AdSense tutti abbiamo un momento di frustrazione. Cioè io metto AdSense, dico ah ora farò migliaia di euro di click, vado a vedere le statistiche, come avete visto con le mie, 0, 0, 1 centesimo, 4 centesimi, frustrazione. E si sa, quando uno è frustrato fa le cose più stupide. E allora dice, ci clicco io. Certo, volte. Ci faccio cliccare tutti i miei amici. Google se ne accorge e vi cancella per sempre. Non c'è modo, una volta che Google vi ha cancellato, di riavere un account su AdSense. Più. Potete scrivere e fare intercedere da chi vi pare. Google quando va cancellato, va cancellato. Quindi non fate mai questa cosa, il crimine non paga. La pubblicità non serve. Quindi il contenuto duplicato, no. E cosa non meno importante, quindi io posso avere contenuti più di qualità del mondo, originali, frequentissimi, ma se non è qualcosa che piace alla gente, esempio, se io parlo di allevamento di mosche cavalline, e
io posso fare il sito più bello del mondo, contenuti più belli del mondo, ma io dubito che ci siano molte persone interessate alle mosche cavalline, come, o almeno a un allevamento. Quindi se il contenuto, oppure posso parlare anche di un argomento molto popolare, ma se ne parla a un livello che è una chiacchiera da bar, probabilmente non interessa a nessuno, perché magari la gente cerca un contenuto un pochino più robusto. Quindi la popolarità del mio contenuto è una cosa che Google tiene in grande considerazione. Voi direte, ma come fa Google a dire se il mio contenuto è popolare o no? Lo sa. Attraverso una stima, se voi vedete c'è un sito, si chiama alexa.com, è il più conosciuto, che stima il traffico dei siti. Perché c'è il modo di stimarlo, anche se non sono fisicamente sul server. Google riesce a stimare il numero di visitatori di un sito e il numero di nuovi visitatori di un sito. Google legge il numero di nuovi visitatori, la percentuale dei nuovi visitatori di un sito, stimandola a una buona approssimazione, e vi ricordate che si diceva è un'arma a doppio taglio, no? Google la considera da un lato di questo taglio, cioè dice se questo sito ha molti visitatori nuovi è un sito di scarsa qualità, perché non convince le persone a ritornarci. Quindi anche qui studiare bene le metrics per vedere se il nostro contenuto funziona non è solo un discorso nostro di organizzazione del lavoro, e anche naturalmente se l'abbiamo fatto per un cliente, di risposta al cliente, è anche e in grande parte un discorso di ottimizzazione per il motore di ricerca. Cioè se io faccio un sito che è magnetico, cioè che riesce a tenere il visitatore, ne guadagna anche il mio posizionamento su Google. Ultima slide. Anche in questo caso il crimine non paga. Ora, mi rendo conto di essere un po' anche qui maniaco. In quella immagine, che sembra messa lì per caso, ci sono due aggiornamenti dell'algoritmo di Google. Allora, come fa Google a determinare il posizionamento dei siti? Usa degli algoritmi che calcolano tutta una serie di cose e decidono questo è primo, questo è secondo, questo è terzo. Questi algoritmi sono segreti, ma come sempre succede, i segreti vengono piano piano, non dico svelati, ma comunque. Ecco perché c'era il discorso di prima, no? Io metto tante volte la parola chiave dentro e migliora, perché anche se io non conosco l'algoritmo di Google, attraverso una serie di cose riesco comunque a capire cosa gli piace e cosa no. Allora Google, che non so scemi, siccome si gioca tutto sulla credibilità, cioè se io iniziassi a vedere che le ricerche che Google mi fornisce non sono corrispondenti a quello che io voglio, invece di usare Google, smetto di usare Google, inizio a usare Bing, Virgilio o Altavista o quello che è, Yahoo. Allora Google, che invece vuole che continuiamo a usare Google, modifica periodicamente i propri algoritmi in modo da dare sempre i risultati più rilevanti. Ecco perché, per esempio, se io faccio il contenuto duplicato, prima il contenuto duplicato era una strategia che si faceva sempre. Si facevano 20 siti o 10 articoli, che problema c'è? Metto sempre gli stessi, anzi. Gli aggiornamenti degli algoritmi servono a evitare che ci sia il furbo che sfrutta l'algoritmo per passare avanti a altri siti. Allora, questi aggiornamenti hanno dei nomi in codice, servono a loro per capire. Uno degli ultimi si chiamava Panda. L'ultimo aggiornamento, che è proprio recentissimo, si chiama Bamboo. Quindi c'è proprio il Panda e il Bamboo. Quindi attenzione, anche in questo caso il crimine non paga, quindi non tentate mai di fare i furbi con Google, perché magari a breve vi rende anche bene, ma dopo ve la fanno ripagare con gli interessi. Google misura uno dei parametri che, diciamo, non vengono rivelati se non in particolari situazioni, ma che sono fondamentali per il posizionamento sulle pagine Google, si chiama PageRank. Il PageRank è una specie di voto che Google dà alla pagina mettendo insieme tutti quei criteri che si diceva prima. Ed è da 0 a 10. 10 credo che non esista, forse Facebook e forse Google. C'hanno 10, gli altri sono più vanno in giù. In base al PageRank la pagina va più su o più giù. Quando una pagina viene tacciata di furberia, viene tolto il PageRank e viene messa in una condizione che si chiama sandboxing, cioè viene messo in quarantena. A volte sandboxing possono durare anni,
Quindi voi magari per un mese o due avete fatto la furbata e siete primi su Google. Meraviglioso, arrivano visitatori da tutte le parti del mondo, è una condizione bellissima. Poi Google se ne accorge e per 3 anni non avete più visitatori da Google. Molto meglio arrivarci per gradi e ottenere dei risultati più modesti ma costanti, piuttosto che fare la furbata, fare la fiammata e dopo è finita. Quindi occhio, il primo non paga mai, soprattutto con Google. Domande? Ora vorrei un po' di opinioni vostre, però parlavo solo io. Sì. Perché, come ti dicevo, Google ha grande considerazione della qualità dei contenuti. Quindi è vero che ti ha detto non indicizzare tutto il resto, però paradossalmente questo potrebbe essere un plus. Cioè, te non hai, con i nuovi algoritmi specialmente, te non hai niente che sia fatto specificatamente per l'ottimizzazione, e questo è un plus. Non c'hai specchietti per l'allodare, c'hai un'ottima qualità dei contenuti. Sicuramente per come è fatta la tua platea hai tutto quello che Google adora, cioè visitatori ricorrenti e visitatori che stanno sul sito, e sei il top per Google. Anche se te hai detto non voglio avere niente a che fare con Google, te sei il top per Google. E quello è la sua. Quindi è vero, è così. E sul discorso di analytics sono d'accordo con te. Le statistiche sono imperfette, te l'hai detto, è tutto un modello matematico sottostante. Quello che però, e te lo dico per esperienza personale, è ormai acclarato che siccome è un servizio che ha un market share altissimo, cioè quasi tutti lo usano, quando anche vai a interagire con partner commerciali per pubblicità, per collaborazioni, per quello che è, una delle prime cose che ti chiedono non è dammi il numero dei tuoi visitatori unici, è dammi lo screenshot di Google Analytics, perché è un parametro uniforme fra tutti i siti, quindi io posso fare una misurazione chiara fra un sito e l'altro, e due, e questo è un pochino più, io se lo faccio con un software mio tarocco sempre un po', roba ecco Google Analytics, logicamente essendo un fornitore esterno non lo posso fare, quindi per questi motivi diciamo chi interagisce con partner commerciali gli viene richiesta la schermata di Google Analytics, ma non perché sia meglio di qualcos'altro, semplicemente perché è così diffuso che rende questo parametro confrontabile in maniera uniforme con tutti gli altri, tutto. Ma non è che sia meglio di altri.
diciamo che è gratuito, a parte quelli che gestisci te, non c'è niente con questa comunità. Su, non siate timidi. Vai. Allora, quel codice che ti viene dato, che ho fatto vedere brevemente, è un codice, è un JavaScript semplicissimo. Quindi io lo posso copiare e incollare in qualunque contesto, basta che sia una pagina HTML, o anche se la pagina è dinamica, quindi generata nel codice PHP. Anche un articolo di giornale. Assolutamente, anzi, nei CMS è facilissimo, lo metti nella pagina template. Se lo fai su pagine singole, logicamente devi pagina, quello lo dici te, in base alla forma, diciamo, il pixel che te hai, decidi dove lo mettere all'interno della pagina. È chiaro, se lo metti nella posizione sbagliata ti spacca il template, però se te hai già un'idea di dove metterlo, prendi il formato giusto e lo metti al punto del codice in modo da appaia in quella cosa lì. Però in realtà lo puoi mettere su qualunque cosa, addirittura lo puoi mettere anche nelle mail, se vuoi. HTML, ci metti anche il JavaScript. Quello è il vantaggio di questo codice, che è pronto, perché lo devi solo copiare e incollare, e in qualunque cosa HTML ci sta, quindi è universale. Su. No, sta buono. No, a parte non mi interessa la carta voi, mi interessava qualche domanda che ti interessava. Non ho fatto sorgere nessuna curiosità. Sì. No. Allora, Google Analytics funziona così. Io inserisco un codice dentro la mia pagina. Quel codice funge da contatore. Io vado su Google Analytics, l'avete visto, metto nome, utente e password e vedo le mie statistiche. Poi io posso decidere che le rendo pubbliche, ma se non decido io espressamente che siano pubbliche, no, le vedo solo io. Per ovvi motivi, il mio competitor vorrebbe vedere cosa succede sul mio sito. Per cui, o io sono un sito che non ha problemi di mercato, cioè è un'organizzazione non proprio, e allora decido che lo rendo pubblico perché così la gente vede, ma tipicamente è un asset che mi tengo per me, perché c'è tutto lì dentro, l'avete visto, cioè c'è da dove arriva la gente, a cosa cerca, che pagine guarda, io non voglio che gli altri lo vedano, no, è protetto da me, è come la mia uguale. Sì, come tutti gli strumenti di Google, è vero, come tutti gli strumenti di Google c'è al massimo la possibilità di condividerlo con alcune persone, quindi se ho un team di lavoro e giustamente lo vedono loro, però lo decido io che lo condivido, oppure lo vedo. Che altra curiosità? Non c'è domande giuste e domande sbagliate, sbizzarrite. Non siete curiosi di niente. Va bene. Allora, non vi dimenticate il questionario, mi raccomando. No, non li voglio. Va bene, basta. E sì, ci abbiamo ancora 20 minuti, tempo di compilare il questionario. I questionari, cioè, erano compilati a seconda del docente, se, cioè, guardate proprio tutto, per quello l'abbiamo chiesto, quello che sembrare più interessante per un corso approfondito.
lo ricorderai. Sì, no, la prossima settimana.